Sei in compagnia di SPS Italian. Slow Italian, fast learning. Le persone che hanno uno stipendio nel 20% della fascia alta guadagnano 5 volte in più del 20% nella fascia bassa. Questo è uno dei risultati di un'analisi sulle diseguaglianze di ricchezza e stipendi in Australia, condotta da ricercatori dell'Australian Council of Social Service e dalla University of New South Wales. L'1% più alto della fascia di stipendi in Australia porta a casa in 2 settimane quanto il 5% nella fascia più bassa guadagna in un anno. Questa è un'altra conclusione tratta dal nuovo rapporto intitolato Inequality in Australia 2018, pubblicato dall'Australian Council of Social Services, o ACOS, e dai ricercatori dell'Università del New South Wales. La direttrice dell'ACOS, Cassandra Goldie, ha dichiarato che la ricerca sottolinea un problema crescente nel paese. It does show significant changes in income and wealth inequality in Australia. It particularly shows that we've got a big and growing gap in the savings that people are being able to get behind them. L'1% di chi guadagna di più, in media, si porta a casa $11,682 a settimana. Chi si trova nel 5% più basso, invece, guadagna $436 alla settimana. Goldie sostiene che questa differenza rende particolarmente difficile per chi si trova nella fascia più bassa pianificare per un'emergenza. If you have very little behind you, you really are at risk. If you lose your job, if some difficult life event happens, then it can plunge you into real desperation. So we are very concerned that we've got this growing trend of a gap between people on higher incomes and lower incomes when it comes to the wealth behind you. And particularly for younger people. The housing affordability challenge in Australia is severe. Le diseguaglianze nel reddito sono aumentate decisamente tra il 2000 ed il 2008, per poi stabilizzarsi dopo la crisi finanziaria globale, quando la crescita generale degli stipendi e degli investimenti ha iniziato a vacillare. Il docente di politica sociale dell'Università del New South Wales, Peter Saunders, che ha partecipato alla ricerca, ha dichiarato che lo scopo del rapporto è incentivare il dibattito sul tema della diseguaglianza. Is inequality too high or too low at the moment? Now, one of the aims of the report is to provide a kind of comprehensive stock take of what the data tells us so that people can go away and think about what the pattern's like and decide for themselves whether inequality is too high or too low. Il divario nella ricchezza è cresciuto dal 2003 al 2015, spinto dalla crescita degli asset nella superannuation e nel mercato immobiliare. La ricerca rivela che il 20% più ricco ha accumulato il 62% della ricchezza, mentre il 50% nella fascia bassa ne ha solo il 18%. Secondo il professor Saunders, queste cifre indicano una serie di problemi. There are concerns that with that concentration right at the top, a small group of people are getting undue influence over how the economy is run, and also influence over the decisions taken by the people who are running it on our behalf, i.e. the government. And there is a feeling, and this feeling has probably been expressed most strongly in the United States, where inequality is higher than in Australia, but it's being voiced here as well, that these concentrations can lead to a situation where the economy is starting to be run to protect the benefits of that small group rather than for the interests of the population as a whole. Proprio in cima alla piramide della ricchezza
si trovano 3.000 individui che Credit Suisse chiama Ultra High Wealth Individuals, individui super ricchi. Queste persone hanno una ricchezza che supera i 65 milioni di dollari a testa. L'Australia è quinta nella classifica mondiale per il più alto numero di super ricchi. Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.